Eccoci qua. Buonasera a tutti. Oggi pomeriggio ho pensato che manco per impegni letterari da Forio da qualche anno, da quando presentammo, mi pare, a Visita Poveri, il libro di poesie di Nunzia Migliaccio, insieme con l'avvocato Nino D'Ambra, compianto avvocato Nino D'Ambra, altra figura importante per questo paese, e mi ricordo in quella circostanza pure c'era una, come dire, una platea numerosa, persone attente, e devo dire che forse Forio è il posto dell'isola d'Ischia che più risponde a certi appuntamenti culturali, forse il paese che ha più cuore per tanti versi, e quindi in base al cuore si regola. Quando ho avuto tra le mani il dattilo scritto di questo libro, per il quale Luciano mi aveva chiesto la prefazione, sono accorto subito, dopo poche righe di lettura, che questo era un libro assolutamente valido, significativo, importante, un tassello che probabilmente nella biblioteca dei libri che parla di Forio, di questo territorio, mancava. E a mano che leggevo mi venivano davanti questi personaggi, molti dei quali io non conoscevo, che adesso posso dire in qualche modo di conoscere, se non altro per l'idea che me ne ha fornito l'autore, peraltro con un linguaggio vario a seconda delle circostanze. E a mano quindi che procedevo mi accorgevo effettivamente che questa era un'opera degna di lettura, perché leggere quest'opera aiuta ad identificarsi in una realtà che, anche se sotterraneamente, non ha mai finito di esistere. Può sembrare oggi che tante cose di una volta, del passato, siano morte irrimediabilmente, eppure quando poi viene fuori un'opera come questa di Luciano, ti accorgi che non è vero, che c'è qualcuno che ricorda, che c'è qualcuno che propone, che c'è qualcuno che tira fuori dei momenti, dei personaggi, delle situazioni del passato per proporle all'attenzione. Attenzione, io pure sono d'accordo, niente di nostalgico, non c'è proprio nulla di nostalgico in questo libro, se non il desiderio di recuperare il recuperabile, il buono che in ogni cosa c'è, passata, presente o futuro, in questo caso del passato, il buono, recuperare il buono. È questo uno degli scopi che Luciano si è proposto, secondo me, nel raccontare, perché avvicinarsi alle fonti primigenie, alle scaturigini, alla sorgente delle cose può fare solo bene, può farci capire il senso e il sapore della vita. Luciano ci ha presentato un mondo, una realtà pullulante, perché i personaggi sono parecchi, ognuno con le sue caratteristiche, e l'occhio di lui che scrive, attento, prensile, puntuale, coglie degli aspetti che a lui
poi anche a noi magari sembreranno quelli giusti, quelli più opportuni di queste persone. Fotografa, riferisce, interpreta. È un bel libro perché ci induce al sorriso qualche volta, alla meditazione più spesso. Un libro che ci dà dei contenuti sui quali ci accorgiamo che non è mai inutile soffermarsi, ma che anzi possono essere uno stimolo per certe interpretazioni della vita. Credo che questo libro, credo, è così. Questo libro porta in primo piano fuori questo paese, di cui peraltro l'autore è innamoratissimo e non fa niente per nasconderlo, si vede, quindi diciamo, appena si legge, appena si comincia a leggere. Questa foria però di cui egli ama certi posti, certi aspetti meno turistici, meno evidenti, meno eclatanti, certi vicoli che non sono quelli celebrati, ma quelli più riposti, quelli più nascosti, quelli che si sono tenuti la loro genuinità. Questa foria egli non la vuole perdere, dico l'autore, dico Luciano Castaldi, non la vuole perdere, la afferra con tutte le sue forze, la trascina in questo libro, perché stia qui a testimoniare che c'è stata e che può anche continuare ad esserci per il futuro. Basta volerlo, basta avere buona volontà, basta ritornare a una situazione, come dire, di meno sofisticata, più innocente, più pura, più filantropica. L'aiuto che si davano quei personaggi che tu hai descritto, tanti personaggi, l'un l'altro, in tempi tristi, in tempi grami, questo soccorrersi vicendevole, che sembra venire meno nel corso del tempo perché sono arrivati i soldi, ognuno pensa di essere, di poter rappresentare chissà che cosa solo perché può permettersi certi lussi. Lui dice no, queste cose qui possono essere frenate se noi recuperiamo questa situazione di sostanziale, neppure innocenza voglio dire, ma di purezza interiore. Eccolo il messaggio, eccolo, si può, dice Luciano, si può recuperare, si può andare avanti in modo sicuramente migliore di come stiamo facendo. Basta essere più noi stessi, basta rinunciare a certe sovrastrutture che ci hanno fatto solo male. Ecco, la sua memoria fotografica ci presenta tanti personaggi, ne avete sentito un personaggio venire alla vostra attenzione attraverso la lettura. Ma c'è una categoria di persone che a Luciano sta a cuore, sono i deboli, i vecchi, le vecchie, sono quelli più indifesi e forse anche quelli più genuini, sono quelli che ci testimoniano la vita e che molto spesso sono trascurati, sono dimenticati. Ecco questa apoteosi in qualche modo dei vecchi, per i quali l'autore poi usa certe espressioni molto belle che adesso non ricordo, ma insomma certe espressioni davvero belle, che io peraltro non guardo averci dato nella prefazione, non vorrei sbagliarmi, e poetiche proprio. A proposito dei vecchi, ecco, questo mondo qui testimonia il
recupero di questo mondo testimonia una cosa, che appunto l'autore sa che non ci può essere futuro se non c'è passato. Non c'è speranza di futuro se noi lasciamo i vecchi abbandonati nel dimenticatoio. I vecchi sono testimonianza di vita e come tali vanno rispettati, e come tali vanno anche consultati, e come tali vanno ascoltati. La scrittura di Luciano, mi avvio alla conclusione perché non è il caso di, come dire, di appesantire il discorso. La scrittura di Luciano è significativa perché, come già ho accennato precedentemente, dà il giusto taglio alla rappresentazione, a ciò che lui vuole rappresentare. Ora secca, ora un poco più ampia, magari più ampia ancora se c'è bisogno di far capire, di spiegare bene, di andare dentro alle cose. Questa adattabilità stilistica è una bella dote, perché ci offre, come dire, anche una varietà che permette una lettura più agile e più scorrevole. Forianità, mi è venuta questa parola qui per indicare l'essere di questo autore. Lui sta dentro questa idea, forianità. E poi, se andiamo a vedere, possiamo anche andare oltre forio, perché le cose che dice lui sono dette di forio e dei foriani, ma possono elevarsi e possono stare in altro ambito e riferirsi a tanti altri contesti, a tante altre persone, a tante altre realtà. E per questo io credo che il nostro Luciano, con questo libro, ma lui ne aveva già scritto un altro almeno, che io sappia, con questo libro si è iscritto a buon diritto tra quei personaggi foriani che hanno reso illustre questo paese, forio, appunto, e questo è.